Due anni fa lo Stato le aveva abbattuto l'abitazione che condivideva con la propria amata famiglia, calpestandole di fatto il costituzionale diritto alla casa, e ora voleva pure negargli il diritto allo studio, non essendo stata accettata la sua domanda di iscrizione al primo anno del liceo scientifico di Bacoli. La storia a dir poco surreale è quella di Jessica Cardamuro, ragazza disabile di 18 anni che si era vista respingere la domanda di iscrizione al liceo Seneca. Ma la mobilitazione del popolo bacolese e la caparbietà di mamma Oriana e di papà Pasquale hanno fatto sì che alla fine la campanella del nuovo anno scolastico suonasse anche per lei. Per ottenere giustizia, i coniugi Cardamuro si sono rivolti all'avvocato ischitano Bruno Molinaro, il quale, in collaborazione con la giovane collega Miriam Petrone, è riuscito ad ottenere una vittoria storica e senza precedenti, che restituisce il diritto allo studio a tutti i disabili italiani. Va innanzitutto chiarito che Jessica è una ragazza affetta da disturbi comunicativi, relazionali, da un ritardo dello sviluppo psicomotorio e quindi secondo il preside dell'istituto Lucio Seneca di Bacoli, avendo compiuto Jessica il 18° anno di età, non poteva proseguire negli studi. La ragazza aveva in buona sostanza fatto una istanza di iscrizione al primo liceo scientifico e il preside gliel'ha rigettata adducendo come motivazione il fatto che la legge non prevederebbe il diritto per i disabili a proseguire negli studi. Ha argomentato l'amministrazione scolastica questo diniego col fatto che la Corte Costituzionale, investita di un caso analogo, avrebbe ritenuto la questione non fondata e avrebbe disatteso l'istanza dell'interessato. Ora, la questione esaminata dalla Corte Costituzionale in realtà riguardava il caso di un ragazzo che aveva chiesto di potersi iscrivere al secondo anno di scuola media, di un ragazzo disabile che aveva però già compiuto il 18° anno di età. E questo ragazzo si era visto rigettare dal preside dell'istituto la sua richiesta di iscrizione al secondo anno proprio perché aveva raggiunto il limite di età. È pacifico che per i disabili la scuola media secondaria di primo grado non può essere completata se è stato raggiunto questo limite di età. Ma la legge non prevede affatto che dopo il raggiungimento del 18° anno di età non possa essere fatto valere dal disabile il suo diritto a proseguire negli studi. Quindi noi abbiamo ricevuto incarico dai genitori di Jessica di proporre ricorso al TAR Campania, deducendo in primo luogo l'erronea interpretazione della legge e soprattutto della sentenza della Corte Costituzionale che l'amministrazione scolastica aveva addotto a fondamento del diniego. E il TAR ci ha dato ragione dicendo che effettivamente la sentenza della Corte Costituzionale era relativa ad un caso verificatosi nell'ambito della cosiddetta scuola dell'obbligo. Riguardava un ragazzo che aveva fatto la prima media, che aveva chiesto di poter frequentare, di poter essere iscritto alla seconda media e che si era visto rigettare l'istanza perché aveva compiuto il 18° anno di età. In quel caso il preside aveva fatto bene, perché la scuola media dell'obbligo, ripeto, secondo la legge attualmente vigente, non può essere completata superato il limite del 18° anno di età. Anzi, vi è da dire pure che nella sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla scuola si chiarisce proprio che la scuola dell'obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i 6 e i 14 anni, con il limite massimo dei 15 anni, può essere completata in via eccezionale dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del 18° anno di età. Quindi la consulta si riferiva ad un caso specifico nato e definito nell'ambito della scuola dell'obbligo,
non aveva mai la consulta, non ha mai la consulta affermato il principio che dopo il compimento del 18° anno di età il disabile non avesse titolo a proseguire negli studi, anzi ha anche chiarito che il disabile ha il diritto, pur dopo il 18° anno di età, di proseguire negli studi frequentando corsi per adulti e ovviamente avvalendosi dell'ausilio di insegnanti di sostegno. All'avvocato Bruno Molinaro abbiamo chiesto perché questa sentenza del TAR Campania è destinata a fare giurisprudenza nel nostro paese. Ma è semplice, è destinata a fare giurisprudenza perché il Ministero mai in passato ha riconosciuto il diritto del disabile a proseguire negli studi anche dopo il compimento del 18° anno di età, cioè una volta completata la cosiddetta scuola dell'obbligo. Eppure la legge è chiara. La Costituzione, agli articoli 34 e 38, garantisce il fatto che la scuola consente ai capaci, ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. All'articolo 38, che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. La legge ordinaria, che è la legge 104, prevede e garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata in tutte le sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed anche nelle istituzioni universitarie, e garantisce altresì anche il sostegno scolastico ai disabili nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado. E quindi è destinata a fare giurisprudenza perché il Ministero deve aprire gli occhi una volta per tutte, li ha tenuti chiusi fino ad oggi, non si sa perché. Ripeto, siamo di fronte a delle norme sia costituzionali che ordinarie estremamente chiare ed è noto che laddove la legge è chiara non è suscettibile di interpretazione. Paradossalmente questa sentenza riguardante Jessica avrà degli svolti importanti anche nel sociale, per quanto riguarda l'occupazione degli insegnanti di sostegno. Se l'amministrazione scolastica si uniformerà una volta per tutte a questi principi pacifici, assolutamente meritevoli, di costante applicazione, non potrà che garantire d'ora in avanti a tutti i disabili che ne facciano richiesta il diritto alla prosecuzione degli studi. Ovviamente questo comporterà delle difficoltà anche di ordine organizzativo, dovrà reperire la scuola insegnanti di sostegno per tutti i disabili che abbiano inteso far valere il diritto alla prosecuzione degli studi, e questo è anche un bene per la scuola, diciamo, ci sarà più possibilità per gli insegnanti di sostegno, che oggi sono un po' ai margini dell'organizzazione scolastica, di trovare una giusta collocazione, di realizzare le proprie aspirazioni.